Francesco nacque il 26 settembre 1182, secondogenito di Pietro di Bernardone, agiato mercante laniero, e di Pica, nobile provenzale. Francesco non è attirato dai successi mercantili del padre, è piuttosto affascinato dai sogni cavallereschi e nel 1199, a 17 anni, già partecipa all'assalto alla Rocca Assisana, sede del vicario imperiale, con i giovani borghesi della città, desiderosi di nobilitarsi in imprese di valore. Al redditizio fondaco paterno preferisce banchetti e feste, guida le notturne serenate galanti degli amici, e i canti di armi e amori dei paladini appresi da Monna Pica lo fanno sognare. Nel 1202 va alla guerra tra Assisi e Perugia. Fatto prigioniero, cade in profonda prostrazione. Ritenta la gloria cavalleresca 2 anni dopo, ed è l'ultimo tentativo. E un giorno incontra un cavaliere, nobile ma ridotto in miseria. Scende da cavallo, dona al cavaliere gli abiti splendidi che egli ama e vuole in cambio gli stracci del cavaliere decaduto. Invita gli amici ad un banchetto e annuncia il matrimonio con una certa Madonna Povertà. In Assisi tutti lo prendono per pazzo e lo deridono. Soltanto un sempliciotto, ogni volta che lo incontra, gli si inchina come ad un sovrano e gli distende ai piedi il mantello. Fuori le mura di città, sulla via per Spoleto, Francesco va spesso a pregare e pensare nella diroccata chiesetta di San Damiano. Diventa amico del custode, un vecchio e povero prete, che intuisce il suo dramma interiore. Lo tratta come un figlio, cerca di proteggerlo dalle frequenti scenate di Pietro di Bernardone. Mentre fissa il crocifisso della chiesetta, sente una voce che gli va ripetendo: «Va, Francesco, ricostruisci la mia chiesa. Non vedi come va in rovina?» Prende l'invito alla lettera, fa un carico di panni pregiati del fondaco paterno, li vende insieme al cavallo, compra pietre e calce e si mette a restaurare la chiesetta. Scoppia furibonda l'ira di Pietro. Corre a San Damiano per malmenare il figlio, che è nascosto dal prete povero. Pietro denuncia Francesco ai consoli di città per furto e abbandono della casa. Francesco, in piazza, butta al padre le vesti e gli grida: «Sino ad oggi ti ho chiamato padre, ma ora dirò soltanto Padre nostro che sei nei cieli». Decide di andare a Roma dal Papa per affidarsi alla Chiesa romana. Papa Innocenzo III vede in sogno un mendicante che sostiene la Basilica del Laterano, prossima a crollare. Il mattino seguente, nello sparuto uomo che gli compare innanzi, il pontefice riconosce il mendicante del sogno notturno e approva oralmente il suo arduo progetto di vita. Si affida al consiglio di chi lo ha seguito sin dagli inizi. Manda 2 frati a San Damiano da Chiara. Chiara degli Offreducci era fuggita da casa nella notte del 12 marzo 1212. A Santa Maria degli Angeli, Francesco l'aveva vestita del saio, poi nascosta dall'ira della famiglia. E infine, placata l'ira dei cavalieri Offreducci, l'aveva condotta con le compagne che l'hanno seguita presso la chiesetta di San Damiano. I due frati raggiungono anche frate Silvestro, uno dei primi compagni. Chiara e Silvestro sono d'accordo nella loro risposta. Francesco dovrà essere araldo di Cristo, uscire nel mondo ad annunciare, testimoniando con la vita, l'Evangelo di Cristo. Araldo di Cristo è ancora un'immagine cavalleresca che colora la risposta dei due contemplativi di Assisi. I monaci benedettini avevano dato a Francesco una chiesetta dedicata a Santa Maria degli Angeli nella pianura assisana. La chiesina, detta Porziuncola, piccolo luogo, diventa per Francesco il luogo immensamente amato dove farà nascere il perdono d'Assisi, da dove invia i suoi frati, dove vorrà ritornare per morirvi. Il 16 luglio 1216 era morto a Perugia Innocenzo III, il papa che aveva indetto la crociata e che Francesco ha cercato di dissuadere. A lui succede il vecchio cardinale romano Cencio Savelli, che prende il nome di Onorio III. Francesco fa un nuovo tentativo con il pontefice, uomo semplice, saggio e generoso.
spinto e sostenuto dall'amico e confidente cardinale Ugolino, parla al pontefice in un'udienza a cui intervengono i cardinali della Curia Romana. La questione è pensosamente dibattuta. È oramai impossibile tornare indietro. Il 29 maggio 1218 l'esercito crociato sbarca nel delta del Nilo e pone l'assedio ad Amietta. L'Oriente e il mondo saraceno è un sogno che afferra sempre più Francesco. Sembra che in lui stia maturando un'idea, un sogno forse: restituire alla libertà la terra santa di Cristo. Ma come? Sembra chiedersi l'uomo d'Assisi mentre tenta più volte inutilmente di raggiungere la terra d'Oriente. Nel porto di Ancona adocchia una nave che salpa per l'Oriente e si imbarca. È il 24 giugno del 1219. Dopo i tentativi non riusciti, approfitta ora della bolla di Onorio III che consente ai francescani di recarsi in terra saracena. Da qui lo accompagna frate Illuminato d'Arieti. Alle sue memorie, i primi biografi debbono le preziose notizie di testimone oculare. Da Agri, la nave veleggia verso le coste dell'Egitto. Nel delta del Nilo, l'esercito crociato si è attestato sino dal maggio e le rotte mediterranee conducono ora di necessità laggiù. I saraceni li prendono, vedendoli arrivare, e li conducono davanti al sultano. Li credono ambasciatori per trattare la tregua, oppure infedeli che vogliono abbracciare l'Islam. Davanti al sultano, Francesco annuncia subito a lui Gesù Cristo e il suo Vangelo. Ma il sultano e tutti i suoi sapienti sono pieni di ammirazione per lui, e il sultano lo prega con insistenza di rimanere nelle sue terre e dà un ordine: lui e i suoi possono andare liberamente al sepolcro di Cristo senza pagare alcun tributo. Nell'inverno del 1219 Francesco torna in Italia, ma deve misurarsi con gli agguati della storia e le esigenze della sapienza giuridica. Narra il sermone a stormi d'uccelli convenuti ad ascoltare Francesco. Poi fa loro il segno della croce e tutti si levano in volo divisi in quattro schiere, così mostrando che anche lui e i suoi frati devono andare ai quattro angoli del mondo, volando liberi e portando meraviglioso canto. Comprese allora che, come aveva imitato Cristo nella sua vita, così doveva essere in tutto simile a lui nella passione, prima di passare da questo mondo. 2 anni prima che rendesse lo spirito a Dio, la provvidenza divina lo trasse in disparte e lo condusse su un monte eccelso chiamato Monte dell'Averna. Sebbene il suo corpo, che aveva portato senza interruzione la croce del Signore, non avesse più forze, non provò alcun timore. Si sentì anzi animato più fortemente ad affrontare adesso il fuoco del martirio che un tempo aveva tanto desiderato. Un mattino, prima della festa dell'esaltazione della croce, vide discendere dalle profondità dei cieli la figura come di un serafino con 6 ali luminose e infuocate. Con rapidissimo volo gli venne vicino. Apparve tra le sue ali l'immagine di un uomo crocifisso che aveva mani e piedi stesi e confitti in croce. E scomparendo, la visione gli lasciò nel cuore un ardore mirabile e nella sua carne impressi segni altrettanto meravigliosi. Si compì per lui il numero dei 40 giorni e l'uomo angelico Francesco discese dal monte e portava in sé l'immagine del crocifisso impressa non su tavole di pietra dalle mani di un artefice, ma disegnata nella sua carne dal dito del Dio vivente. Quando la malattia si fece più grave, cominciava a cantare le lodi di Dio per le sue creature, composte da lui, quando il Signore gli dette la certezza di possedere oramai il suo regno e le chiamò Cantico di Frate Sole. Un giorno chiede se davvero è vicino a morire. Allora fa venire Frate Angelo e Frate Leone perché gli cantino il Cantico di Frate Sole e aggiunge l'ultima strofa: Laudato sia mi Signore per sora nostra morte corporale. Il venerabile padre passò dal naufragio di questo mondo nell'anno 1226 dell'incarnazione del Signore.
Era il 3 ottobre, la sera di un sabato. Lo portarono a San Damiano, dove era Chiara, la prima pianticella di Francesco, perché lei e le sue compagne potessero vederlo insignito nel corpo delle perle celesti e baciarlo. I frati e figli che erano accorsi al transito del padre, insieme con tutto il popolo, dedicarono tutta quella notte alle lodi divine. Quelle non erano esequie di un defunto, ma veglie di angeli. Le folle, con rami di albero e gran numero di fiaccole, con inni e cantici, scortarono il sacro corpo nella città di Assisi.